Oggi abbiamo un ospite veramente di eccezione, Andrea Canevaro. Non sto a fare il suo curriculum e i suoi titoli perché credo che li conosciamo tutti. Andrea Canevaro è la storia dei processi di inclusione del nostro paese. Si è occupato da sempre di questo tema. È il padre, reale, alle volte spirituale, diciamo così, di diverse leggi che nel nostro paese regolano i processi di inclusione. E con lui parliamo di un tema specifico, perché il 5 di febbraio è il 30° anniversario dell'approvazione di quella che è probabilmente la legge più importante in questo ambito, che è la legge 104, appunto del 5 febbraio 1992. E per parlare con Andrea Canevaro c'è con me anche Raffaele Iosa, anche lui grande esperto di questo argomento. Lui è stato ispettore tecnico per molti anni, si è occupato sempre di inclusione e continua ad occuparsene ancora oggi. Allora, io inizierei subito con una mia domanda, poi daremo spazio anche a Raffaele per intervenire anche lui. Allora, senti Andrea, la riflessione da cui vorremmo partire è questa. I processi di inclusione nascono nel nostro paese più di 50 anni fa. Se vogliamo proprio andare alle origini, dovremmo parlare persino della legge 118 del 1971. Poi c'è la legge più importante degli anni 70, che è la 517, e poi arriviamo agli anni 90 con la legge 104, ma poi la legge 104 è stata ripresa, c'è stata la manutenzione anche della legge, sia con la legge 107 che con i decreti legislativi successivi, il 66, così come poi modificato dal 96. Ecco, nonostante tutto questo, cioè quindi nonostante che il corpo legislativo sia davvero imponente, però alle volte abbiamo un po' tutti la sensazione che i processi di inclusione siano un po' fermi, anzi addirittura qualcuno, questa è la tesi per esempio di Raffaele, qualcuno dice che i processi di inclusione stanno persino un po' arretrando. Ecco, tu hai una visione pedagogica e storica di questo problema, lo conosci appunto dagli inizi degli anni 70 fino ad oggi. Qual è la tua impressione? È così come ho descritto io, o magari invece si può vedere il problema anche da un'altra angolatura? Ma io direi questo, la 104 è venuta fuori in un periodo in cui quello che chiamiamo il brodo di cultura era segnato da alcuni elementi che evoco per i grandi titoli. Il Concilio Vaticano II, Don Milani. Quindi era il periodo in cui l'osare, il rompere gli schemi era una cosa importante. Si poteva disobbedire, assumendosi delle responsabilità. Però questo è stato il brodo di cultura. E in questo è evidente la possibilità di attingere alle esperienze che erano già state messe in atto. Per esempio la scuola media unica, cioè evitare che ci fosse una scuola di serie A e una scuola di serie B, l'avviamento professionale spariva. Allora, in questo senso, la 104 ha fatto un'operazione, se vogliamo, molto semplice. Ha detto, attenzione, tutti i bambini impegnano tutte le strutture. Non solo la scuola, ma anche la società, la famiglia, la sanità. Quindi dovete mettervi d'accordo. Mettervi d'accordo non è un'impresa facilissima. E siamo passati da una situazione
in cui bisognava fare un'operazione di racchiara a Zeglioli, alle persone che hanno messo in moto. Bisognava superare quella che è chiamata la didattica simultanea, cioè la didattica in cui si dà per presupposto che tutti imparino nello stesso modo, con gli stessi ritmi, con gli stessi tempi. Bisognava superare la didattica simultanea. E questo qui, la didattica simultanea si organizzava, tra l'altro, mettendo quelli che seguivano lo standard, erano i normali. Quelli che non seguivano lo standard o avevano bisogno di una diagnosi e quindi di personale preparato per quello, per quella diagnosi. Quindi già si comincia a mettere da parte con l'idea che non stiano nel gruppo dei normali, oppure sono gli isolati. Se sono gli isolati e gli disciplinati, ci vuole più severità. Non era questa la didattica che si voleva allora. Si voleva una didattica che sia chiamata inclusiva, che doveva venire fuori piano piano, naturalmente, perché non si basava tanto sulla calata dall'alto, quanto sulla crescita del senso di responsabilità di ciascun insegnante. Questa operazione è entrata in difficoltà dal momento in cui, cambiando il modo di cultura, la società attuale è dominata da scuola. Io uso un termine che forse non è del tutto chiaro, ma spero di chiarirlo. Casomai ditemi, chiarisco. Io dico che siamo dominati adesso da un narcisismo frazionistico, in cui ognuno pensa solo a se stesso. Anche il singolo docente pensa a sé e valuta l'operato di un ministro unicamente se quello che fa il ministro sta bene a lui. Quindi ognuno è narciso frazionato. Quindi frammentiamo. Ed è difficile mettere insieme, comporre tutto questo. Allora ci sono i manutentori, l'amico Tilo non c'era, è uno dei manutentori più interessanti, che dicono che bisogna stare attenti alla legge. E ci sono gli operativi che dicono che bisogna andare un po' oltre la legge, ritornare alla possibilità di trasgredire la legge. Ci sono delle volte delle situazioni che vengono discusse per mesi e mesi su chi deve accompagnare in bagno un soggetto che è incontinente. E si discute, si discute. Ma io dico che ci vada anche l'insegnante. No, ci deve andare l'addetto. Ma per carità, io capisco che bisogna considerare i singoli profili professionali. Però un affrazionamento di tante figure professionali può essere anche un danno. In più, credo che bisogna utilizzare quel modo di fare che era riassunto all'epoca della 104 nell'espressione riduzione del danno e anche raggiungere l'altro nel momento in cui ha bisogno. Ecco, senti Andrea, forse proprio su questo ultimissimo punto che tu hai toccato, riduzione del danno, visto che Raffaele accennava, ecco, quindi mi pare che anche lui sia d'accordo su questo punto. Cosa vuoi dire in proposito, Raffaele? Voglio dire che dovremmo avere una particolare attenzione alle singole persone, ai singoli condizioni di vita. Sapete che io temo che in quest'epoca ormai la disabilità diventa uno stigma, un'etichetta, e
è un processo che porta più all'isolazione, che proprio legata a questo pensiero di Andrea sul narcisismo. Vedo troppi casi, per esempio, di bambini oppositivi provocatori fuori nei corridoi perché gli altri, non solo perché il bambino ha dei problemi, perché gli altri non lo vogliono. Siamo in una fase delicata, perché non tocca tanto le leggi. Ad esempio, il caso che racconta Andrea del portare in bagno un bambino. Io ho avuto l'avventura di lavorare alla circolare del 2001, che ha fatto diventare i bidelli, personale ATA, i responsabili di questo. Ma devo dire che l'ho fatta con rabbia, perché dover scrivere a chi tocca pulire il sedere di un bambino mi sembrava un atto di inciviltà normale. Se un bambino di 3-4 anni, di 7, di 8, si sporca, e non è che si sporca per dispetto, accidenti, no? Dovrebbe essere l'intera comunità a capirne il bisogno della pulizia, no? Però dopo invece ho scoperto che quella circolare ha reso possibile a molti bidelli di buona volontà, ma che erano messi in un angolo a aspettare che i ragazzi uscissero a pulire, a darsi un significato ed un ruolo. Non è vero che questa cosa non ha funzionato, è vero però che in questa enorme macchina di narcisi dove ormai viviamo, ha ragione Andrea, anche gli insegnanti, anche i genitori stessi, stanno tutti vivendo in una condizione cosa mi tocca, cosa non mi tocca e così via. Ecco, ho usato la parola comunità. Io sento che rispetto al 92, ma prima ancora negli anni 60, quello che appunto Andrea parla di un periodo, di un altro periodo, a questo di crisi. E se mi permetti Andrea, già che sto parlando, io ricordo ancora il giorno che in libreria ho comprato il tuo libro I bambini che si perdono nel bosco. Io non ti conoscevo ancora, ero giovane maestro, 76, l'ultimo, penultimo anno che facevo il maestro. Ed è stata una folgorazione, esattamente come per me è stata una folgorazione lettera alla professoressa. Però sentivo, Andrea, che il tuo libro dava a me pensieri che già disordinatamente sentivo, anche se non avevano la struttura delle parole, che esattamente come Don Milani. Perché? Perché attorno a me, nei miei colleghi, nella società, c'era un vento che tirava verso l'inclusione. C'era un vento, un po' appunto quello che dicevi tu, insomma. C'era un tempo nel quale considerare la normalità, la giusta condizione dei processi, saper trasgredire, come diceva lui, era forte, assolutamente forte. Senti Andrea, ti faccio però questa obiezione. C'è chi dice sì, tutto questo va bene, però attenzione che l'insegnante non è un missionario, cioè l'insegnante è un professionista, è un lavoratore e ha, voglio dire, dei diritti come qualunque altro lavoratore. Non possiamo pensare di affrontare, di soprattutto risolvere i problemi facendo soltanto affidamento appunto sulla buona volontà dei singoli. Tu che cosa rispondi a questa obiezione, che purtroppo è un'obiezione che nei social è continua? Cioè, questo è uno dei refrain, uno dei ritornelli che leggiamo in continuazione, che leggiamo in continuazione nei social, e che alle volte sono ritornelli anche che ritornano anche nelle dichiarazioni delle stesse organizzazioni sindacali. Qual è la tua risposta a questa obiezione? Ah, io dico intanto che social e grandi mezzi di comunicazione fanno parte un po' di questo coro organizzato per dire la lezione e non il laboratorio. Allora, non è tanto la buona volontà, quanto una professionalità docente che è produttore, il docente è produttore di conoscenze e la produce perché la incontra nei soggetti di cui si prende cura. Quindi incontra soggetti che forniscono. Io ho avuto sempre voglia di sapere nel mio compito universitario
Ho fatto sempre l'operazione di cominciare domandando qual è la prima persona con disabilità che avete incontrato e cosa ne sapete adesso. Io lo facevo, scrivetelo, poi mi consegnate, io leggo tutto e restituisco e aggiungo. Io volevo sapere se intanto avevo di fronte delle persone che potevano avere in casa. Una cosa è spiegare cos'è la sindrome di Down in termini neutri, una cosa è spiegarla sapendo che hai di fronte una persona che ha il fratello con sindrome di Down. Bene, abbiamo sentito il punto di vista di Andrea Canevaro su questo tema. Ecco, Raffaele, tu che cosa ne pensi allora? Io ho colto nel discorso che ha fatto il presidente Mattarella il giorno della sua investitura, il discorso di investitura, ho colto una frase che mi ha colpito, mi ha fatto pensare su questo. Ha fatto un elenco della dignità, considerando la dignità il valore principale che dovremmo avere noi oggi. Io peraltro sono dell'idea che la parola dignità è esattamente l'opposto del narcisismo, no? È avere rispetto di se stessi e rispetto degli altri. Ha detto questa esatta frase: dignità, aspetta che la trovo. Dignità è non distrarsi dalle difficoltà che possono avere le persone con disabilità. Mi ha colpito il verbo distrarsi, che interpreto così. Ma sì, scriviamo, facciamo parole, la scuola inclusiva. Facciamo leggi, facciamo, ma poi ci si distrae come se il problema non fosse importante, come se il problema riguardasse gli altri. Ecco, questa parola distrazione è ovviamente esattamente l'opposto della iCare di Don Milani, che non solo si occupava di tutti, ma che partiva dagli ultimi per occuparsi di tutti. Questo clima disgraziatamente porta dentro la scuola a un grande malessere, a grandi difficoltà, ovviamente alcune disabilità più di altre, ma in un clima che attraverso questa medicalizzazione, appunto, sembra quasi diventare un sistema che inevitabilmente va più verso l'isolazione che l'inclusione. Bene, e con questo io direi che possiamo concludere. Ringraziamo ovviamente Raffaele Iosa e Andrea Canevaro per queste riflessioni che ci hanno offerto e ovviamente ci diamo appuntamento per un prossimo incontro sempre su questi temi perché questo è un tema di grande attualità e di grande interesse per tutti.